E dici che lo hanno fatto dopo che avete posizionato la pietra di luna. Sai il perché o cosa significhi? Ha a che fare con i Bolcini? La conoscenza degli individui è come il mare. Può essere vasta, ma la sua profondità ha un limite. Dorran, che bello rivederti. Poppy ti ha spiegato quello che è successo. Sì, e sono felice che siate tornati entrambi sani e salvi. Temevo che non fosse stato saggio inviarvi su un sentiero che era ancora a dir poco incerto, se non addirittura letale. Ma l'acume dei centauri non è personale né parziale. Il cielo ci svela il futuro. E spesso noi non sappiamo che cosa abbiamo visto fino a che non si realizza. Sapevi che i bracconieri avrebbero provato a ucciderci? Non ne ero a conoscenza. Ma non posso dire di essere sorpreso. Proprio come mi aspettavo il nostro primo incontro. Ti dispiacerebbe ricominciare da capo? A me e a Poppy farebbe molto comodo. Certo. Spesso è il miglior punto di partenza, non credi? Molte lune fa ho divinato una serie di eventi. A lungo il significato mi è rimasto ignoto, ma ora mi parlate dei Bolcini e dei bracconieri che li cacciano. Credo che il simbolo creato dalla danza dei Mooncalf indichi il nascondiglio dei Bolcini. Il caso vuole che io conosca quel posto. Su, continua. Ho visto quel simbolo una sola volta sulla roccia dei precipizi nella foresta. Dovete fare in fretta. Dopo tanti anni lì dentro i Bolcini potrebbero non essere più al sicuro. Hai detto di aver divinato una serie di eventi prima di incontrarci. Quali erano? Ho visto l'arrivo di sconosciuti, la minaccia di nemici e il ritorno di vecchi amici. Credo che voi siate gli sconosciuti. I bracconieri siano i nemici e i Bolcini siano i vecchi amici. Ho visto anche due luoghi. La caverna con la pietra di luna e il cerchio di pietre, illuminato dai raggi lunari. Perché sei sicuro che il simbolo indichi la posizione dei Bolcini? Non lo so. È ciò che ho letto nelle stelle. Il destino segue i propri piani. Io sono solo un messaggero. Direi che oggi la fortuna ci arride. Che tu mi abbia mostrato un simbolo di cui riconosco l'origine non è una coincidenza, ma fato. Se hai ragione su questo posto, allora dobbiamo raggiungerlo. Ci vedremo lì. Non possiamo permetterci di perdere di nuovo i Bolcini. Davvero notevole. Sono accorso il prima possibile. Hai visto il simbolo sopra l'entrata? È lo stesso che i Mooncalf hanno tracciato al cerchio di pietre. Naturalmente Dorran lo aveva già presupposto, ma vederlo lì... Possibile che i Bolcini siano nascosti proprio qui? Scopriamolo. Dorran ci aspetta poco più avanti. Quando vuoi sono pronto. Ci credi? Dei Bolcini veri! Sono contenta che sembriamo essere un passo avanti rispetto ai bracconieri. È strano che non abbiamo più avuto loro notizie. Con un po' di fortuna, stanno ancora analizzando le ricerche di nonna. C'era molto da leggere. Noi invece avevamo Dorran a guidarci. Anche se i bracconieri dovessero arrivare qui, noi ormai saremmo molto distanti. Bombarda! Espulso! Dipingo! Confringo! Dipingo! Incendio! Stupefatto!
Confringo! Flippendo! Crunch! Proteggo! Stupefitto! Avanza, Kedavra! Revelio! I miei saluti. Spero che l'attesa non sia stata troppo lunga, Doran. Per nulla. Ma non sono io ad aspettare il vostro arrivo. Avete la pietra di Luna con voi? Sì. Bene. È importante per ciò che accadrà dopo, come lo siete voi due. Quindi, cosa accadrà dopo? E cosa sono queste colonne? Una protezione, direi. C'è solo un modo per scoprirlo. E sospetto che sappiate meglio di chiunque altro come procedere. Accio! Accio! Immagino che sappiamo tutti cosa si celi dietro quel passaggio. Adesso temo di dovervi lasciare, almeno per ora. Non vieni con noi? Se i Bolcini sono qui, il branco vorrà constatarlo con i propri occhi. Soprattutto Elec. Proseguite senza di me. Vi raggiungerò appena possibile. Revelio! Guarda le figure sulle pareti. Rappresentano tutti degli animali. Questo luogo deve essere stato costruito per proteggerli. Confringo! Non vedono nulla da temere qui. Cosa te lo fa pensare? Gli accampamenti dei bracconieri avevano un che di opprimente. È difficile da spiegare, ma per me era chiaro. Qui invece avverto sicurezza e calma. L'opposto di quegli accampamenti. Revelio! Confringo! Thank you.
con Fringo! Chiunque abbia costruito questo posto amava leggere. E i libri parlano Lumos. Tutti di animali. Tua nonna lo adorerebbe. Molto. Non vedo l'ora di raccontarglielo. Lumos! Scommetto che non è davvero una via senza uscita, ma come proseguire? Revelli! Asso! Wingardium Leviosa! Incendio! Certo! Geniale! Revelio! La piccola Poppy Sweet! Cos'è il corpo? Non lo so. Bombarda! Cosa hai fatto? Proteggi! Cerchi di vedere il problema, eh? No. Tenete pronte le bacchette. La battaglia non bombarda! Stupetino! Che ci devo prenderne il lato? Stupetino! Svegliati! Che quinto? Alla terra, dal libro di aria! Protego! Metti la vicina anche come un bill! Bombarda! Ora sì! Manca nessuno. Siete in coda? Speravo di arrivare prima che fosse troppo tardi. Stiamo bene, ma se non fossi arrivato quando sei arrivato, li ho condotti qui, Dorran. Sono coloro che ho visto, Eric.
Ecco, eccoli là. Ora non resta altro da fare che spezzare l'incantesimo. Vuoi che siamo noi a farlo? Volevo solo che fossero al sicuro, e ora lo sono. Dovresti farlo tu. Accadrà adesso. Non possono badare a se stessi e quando si spargerà la voce che sono ricomparsi. Nessuno farà loro del male. I centauri non lo permetteranno. Questa è una promessa. Ti ringrazio, Dorran, per averci aiutato a trovarli e adesso a proteggerli. Il merito è tutto tuo, cara bambina. I bracconieri non avrebbero agito così. Ricordatelo. Avete combattuto valorosamente oggi. Lasciate che ora ce ne occupiamo noi. Dorran, se non è un problema, vorrei attardarmi ancora un po' con i bulcini.